lavorare con un centro di competenza come Secova per noi è veramente una grandissima, ma grandissima soddisfazione. Perché il fine nostro è un fine che trova la maggior utilità, la maggiore gratificazione per noi quando andiamo a risolvere problemi nel territorio. Non abbiamo solo semplicemente risolto dei problemi, ma abbiamo insieme trovato le migliori soluzioni, direi quasi avveniristiche, per la pubblica amministrazione di progetti in cui hanno una componente altissima sul digitale, che ovviamente si basano e si devono basare su una rete di telecomunicazione molto avanzata. Quindi riuscire a fare una rete iperveloce, totalmente basata su SD-WAN e totalmente autoriconfigurabile in pochi istanti, e realizzarla in metà tempo, io credo che veramente abbiamo dato prova, sia noi che Secova, di una grandissima competenza. Sì, un ottimo risultato. L'obiettivo per noi è aumentare i servizi a favore dei nostri cittadini, del territorio, dei comuni. In questi anni abbiamo sempre guardato a rilanciare gli obiettivi e credo che l'obiettivo raggiunto con Mainnet sia di grande soddisfazione all'insieme del costante miglioramento e del inseguire sempre nuovi obiettivi per favorire la vivibilità di questi territori. Quindi Mainnet in valle può essere una risorsa e deve essere una risorsa importante che va a ottimizzare il lavoro già fatto in passato, migliorandolo e dando più risposte alle esigenze della nostra realtà. Abbiamo avviato questa collaborazione con Mainnet, che per noi significa tanto, riponiamo aspettative sicuramente elevate. Mainnet ha ultimato la predisposizione della rete e si è avviata già da un mese. Al momento, facendo i debiti scongiuri, siamo molto soddisfatti, siamo sicuri peraltro che la soddisfazione continuerà. È importante far notare come qualitativamente questa rete rappresenti non un passo in avanti, ma 10 passi in avanti rispetto alla tecnologia del passato. Naturalmente la tecnologia evolve, abbiamo trovato in Mainnet un partner che è molto attento per l'appunto agli aspetti tecnologici e questo ci conforta assai. Grazie agli investimenti che abbiamo fatto siamo riusciti a cambiare le tecnologie e passare da quella che era una tecnologia MPLS a una tecnologia SD-WAN che ci permette di collegare tutte le sedi alla data center di Comunità Montana Valle Sabbia tramite connessioni sicure, connessioni VPN. Ma allo stesso tempo diamo a ogni ente la possibilità di collegarsi a internet in maniera indipendente e di sfruttare tutti i servizi cloud che dovrà affrontare anche nel prossimo futuro con il passaggio dei gestionali in cloud, ma anche per una gestione del territorio molto più smart. Per i cittadini della Valle Sabbia ci sarà sicuramente un miglioramento in termini di servizi che verranno offerti, perché potranno sfruttare quelli che sono i servizi erogati dal data center di Comunità Montana sicuramente in tempi più rapidi, più veloci, e anche per gli enti, quindi riusciranno a eseguire le operazioni quotidiane in maniera molto più agevole.